Durante una seduta alla Camera dei Deputati, un momento apparentemente innocuo si è trasformato in un episodio virale sui social media, alimentando polemiche e dibattiti sul ruolo e le azioni dei politici italiani. La protagonista di questa scena è stata Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, coinvolta in uno scambio di battute con Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Il siparietto è iniziato quando Bonelli si è rivolto a Meloni, chiedendole di non guardarlo con uno sguardo inquietante. La reazione della Presidente del Consiglio è stata dapprima di stupore, seguita da un gesto scherzoso, si è coperta testa e volto con la giacca. Questa semplice azione è stata immortalata e condivisa sui social network, diventando oggetto di commenti e critiche da parte degli utenti online. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha colto l'occasione per attaccare Meloni, sottolineando le difficoltà affrontate dalle famiglie italiane, in particolare riguardo alla perdita delle case per la vendita all'asta a causa dell'incapacità di pagare il mutuo. Conte ha accusato Meloni di non affrontare le vere questioni che affliggono il paese, preferendo gesti teatrali anziché affrontare i problemi reali dei cittadini. Il leader del Movimento 5 Stelle ha sottolineato l'importanza di una leadership seria e responsabile, invitando Meloni a concentrarsi sui veri problemi dell'Italia anziché indulgere in comportamenti superficiali. Ha esortato la Presidente del Consiglio a prendere posizione su questioni cruciali come la pace europea e la stabilità economica del Paese, anziché perseguire una politica basata su promesse non mantenute.